Siamo nel settore abbigliamento e qui Beretta ha tante cose da raccontarci. Mi fa molto piacere approfittare ancora della tua presenza perché abbiamo un cacciatore sempre più esigente. Una volta i nostri nonni ci dicevano che bisognava vestirsi a strati. Beretta forse ha raccolto un po' quell'invito dei nostri avi. È proprio così, Giuseppe. Vestirsi a strati continua a essere il comandamento capitale per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati all'inizio, che è l'obiettivo appunto del comfort quando pratichiamo un'attività outdoor. Vestirsi a strati però una volta poteva usare solamente quelli che erano i materiali naturali, i migliori materiali disponibili, ma pur sempre fibre naturali, in particolare il cotone. E qui mi piace approfittare della disponibilità dello spazio che gli amici di Canale Caccia.tv ci danno, che è un po' più ampio, per chiarire in modo il più semplice possibile quella che è forse il grande segreto dell'abbigliamento tecnico di oggi. Il layering, cioè il vestirsi a strati, funziona se tutti gli strati sono ugualmente tecnici e lavorano in sinergia. Mi spiego meglio. Magari mi sono regalato un bellissimo intimo tecnico, di quelli che costano come due felpe messe insieme. Questo intimo tecnico mi tiene asciutto perché riesce a assorbire e spingere verso l'esterno la mia traspirazione. Mi tiene a mio agio perché riesce a garantire l'equilibrio termico del mio corpo, poi trova dopo di sé un ostacolo di cotone. E cosa fa questo cotone? Assorbe per bene tutta l'umidità che il mio intimo ha spinto fuori e la tiene lì. Sfatiamo un mito, il cotone non è il nostro migliore amico, ma in movimento può diventare il nostro peggior nemico. Io lo so che tu non lo vuoi dire perché ami le fibre naturali, però fallo dire a me, perché le fibre tecniche, che sono frutto di una sperimentazione di anni di studi e di ricerche, chiaramente stanno sostituendo le buone vecchie abitudini della nonna. È proprio così, e hai detto la parola chiave che è movimento. Finché uno sta fermo in un posto e non fa particolare attività fisica, quindi di fatto non suda, non succede niente. Però quando uno inizia a fare un'attività fisica intensa, la tecnologia deve venirci in soccorso. Indico il manichino alla mia sinistra e anche questa grafica che lasciamo in favore di inquadratura per partire proprio dall'esempio base, no? Noi cerchiamo di schematizzare quello che è il primo livello, quello a livello pelle, lo vediamo in basso, dove possiamo contare su maglie e sotto pantaloni, le calzamaglie di fatto senza piede, il materiale tecnico. Beretta l'anno scorso vi ha raccontato B0, questo innovativo intimo che oltre a garantire l'equilibrio termico e la traspirazione riduce anche gli odori, quindi ci rende invisibili anche all'olfatto degli animali. È stata una clip particolarmente seguita dai nostri amici cacciatori, quella fa di B0. Fa piacere, nonostante non potessero sentire l'effetto ammoniaca prima e dopo. Comunque, partiamo dall'intimo che può essere B0, ma può essere anche gli altri N intimo che Beretta offre sul mercato, da quelli più leggeri a quelli col sostegno muscolare. Poi ci regaliamo un bel micro pile, che può essere una versione full zip o senza zip. Ci prendiamo uno strato intermedio che è il Beretta Interactive System, può essere questo qua standard oppure può essere quello che vedremo fra poco. E poi sopra abbiamo il nostro strato esterno, che è quello che deve proteggerci dagli elementi. Solo se tutti gli strati sono ugualmente tecnici riusciamo ad avere davvero questo effetto di il freddo, l'aria, i fastidi atmosferici non entrano, l'eccesso di calore o di temperatura che accumuliamo esce facilmente. Noi restiamo in equilibrio termico, siamo asciutti e possiamo concentrarci nel godere la natura o nel godere del selvatico che abbiamo intorno a noi. Quindi vediamo ancora una volta molto velocemente, primo strato, un secondo strato intermedio che non abbiamo visto se uno lo vuole aggiungere, il maglione o il pile, abbiamo anche delle bellissime lane, sappiamo che delle fibre naturali, al contrario la lana comunque ha una particolarità, no? Che è quella che anche se si bagna continua a mantenere la sua capacità calorimetrica, riesce a mantenerci caldi, per cui può ancora andare bene anche se si inzuppa. L'accoppiamo magari a membrane antivento. Poi abbiamo BIS, questo sistema intermedio di eco piuma lavabile in lavatrice che si può tranquillamente agganciare a quasi tutti i nostri esterni ed è leggerissimo. E poi lo strato esterno che ha quello allo scopo appunto di proteggerci. Abbiamo anche coniato un nuovo slogan, un po' ironico, parliamo di Beretta Layering System come arma di comfort di massa. Così cerchiamo di sottolineare una volta per tutte qual è l'obiettivo. Ma adesso ci spostiamo e vediamo quali sono i tre
capi tecnici più innovativi e significativi che abbiamo deciso di raccontarvi. Ci avevi detto che ci avresti stupito un pochettino, ma qui veramente questi capi sono bellissimi. Adesso lascio a te invece di spiegarci tutte le capacità tecniche che hanno. Allora, mi fa piacere raccontarvi di questa evoluzione del BIS, che è il nostro sistema di livello intermedio che può essere, dicevamo, agganciato con queste predisposizioni alla maggior parte dei nostri giacconi. Esiste nella versione senza maniche che sto maneggiando io e nella versione maniche lunghe. L'abbiamo rinnovato e nel rinnovarlo abbiamo lavorato su tre fattori. Fattore numero uno, il tessuto che usiamo, tessuto che c'è su entrambi i lati, è Windstopper di Gore. Quindi un materiale super traspirante e resistente al vento. L'interno, per l'interno io ti invito a cedermi il microfono e a tenere fra le due mani giunte il materiale. Lo teniamo per qualche secondo. Cosa senti? Si scalda. Immediatamente. Si scalda immediatamente. All'interno di questo giaccone c'è Primaloft. Primaloft è forse uno dei leader delle ovatte sintetiche, è un materiale sorprendentemente leggero e sorprendentemente in grado di portarvi in pochi secondi a temperatura e mantenervi lì, perché non è che poi vi continua a scaldare e vi fa morire di sudore. Ci tiene perfettamente nel tepore che ci avvolge senza nessun peso addosso. Per cui finalmente uno strato intermedio BIS che è tremendamente tecnico e performante, da usare a correre, a stare fermi, si toglie e si mette in un attimo, super leggero, super confortevole anche nel fitting, perché è il giusto guscio da mettere addosso, da usare da solo o sotto i giacconi. È un invito a cambiare i miei amati gilet Beretta. Non sono sponsorizzato Beretta, ma cliente, sono cliente, cliente, apprezzato cliente, bene. Non vi ho detto la cosa più importante, mi ha detto tre cose: Whipstopper, Primal of l'imbottitura, e poi non avete notato niente? Finalmente il gilet è double fast. Perfettamente, double fast. Un lato tintonita verde e l'altro lato abbiamo scelto di farlo in Optifade Forest, ma c'è anche la versione in Optifade Acqua. Per cui un capo sicuramente adatto anche a un pubblico più giovane, molto grintoso e molto molto efficace. Prima cosa l'abbiamo vista, adesso andiamo a vedere la seconda cosa, che è qua in mezzo. E si chiama Stalking ed è il capo che già avevamo in collezione. Cosa abbiamo fatto? È un windstopper anche questo, una membrana soft shell particolarmente elastica e confortevole, un fitting pensato per chi deve camminare molto, quindi soprattutto nella caccia alpina o appenninica agli grandi ungulati, ma in generale a chiunque abbia bisogno di e ami muoversi. Ancora una volta abbiamo... Avete preso il vizio del double fast, se non sbaglio. Bravo, è esattamente il leitmotiv di questa stagione. Quindi ancora una volta abbiamo un lato verde tinta unita e un lato Optifade, ma con grande orgoglio, perché devo dire che il nostro ufficio stile ci ha veramente investito testa, è davvero reversibile. Cosa vuol dire? Che tutte le caratteristiche che ci sono su un lato le troviamo anche dall'altro, senza rinunciare né alle tasche, che vedete da tutte e due le parti, persino coi passanti per l'antenna, né al cappuccio staccabile, che può essere staccato e attaccato dall'altro lato, né tantomeno alle mitiche regolazioni sui polsi. C'è questo bellissimo occhiello che sappiamo così utili, no? Quando questi capi poi si utilizzano. Esatto. Ed eccoci qua che riusciamo tranquillamente a girare la nostra regolazione e renderla efficace da entrambi i lati. Per cui lo stalking che ha avuto tanto successo sul mercato, stavolta anche reversibile, così nel tempo libero quando vogliamo lo usiamo nel verde e per gli altri momenti lo usiamo due capi in uno nella versione Optifade. E due. Adesso arriviamo al terzo, che è uno spettacolo. Giuseppe, con buon gustaio, ci ho messo l'occhio prima, perché già il... Devo essere sincero, li ho provati ma non sono la mia taglia, per cui ve li lascio al momento, ma poi ne riparliamo. Allora, stiamo parlando di un grande ritorno arricchito. Il capo che forse molti cacciatori, soprattutto gli italiani, ricordano si chiamava Gun 6. È stato in collezione per molto tempo. Si chiamava Gun 6 perché aveva 6 caratteristiche fondamentali tecniche, 6 benefici che copriva, per cui era silenzioso, impermeabile, antivento, traspirante e non me le ricordo manco tutte così elencare.
Abbiamo preso il GAN 6 e l'abbiamo arricchito ulteriormente e è diventato, facendo la conta, GAN 11. Mi servirebbe molto tempo davvero per riuscire a esplorare pezzo pezzo tutte le novità che incorpora. Diciamo che a livello tecnico due sono grandi cambiamenti. L'alta visibilità sappiamo che è uno dei temi che diventano sempre più fondamentali per la nostra sicurezza durante le attività di caccia, per cui abbiamo inserito questi sottopattina in arancio high visibility. Ovviamente esiste come sempre il laccio ferma pattina che ci permette di mantenerle aperte e avere accesso facile alle munizioni, ma nella parte posteriore abbiamo sviluppato questi nuovi pannelli arancio alta visibilità. Li chiudo quando non li voglio più usare perché sto tornando a casa o perché semplicemente uso il mio giaccone in un contesto in cui l'arancio non mi serve, lo stacco e lo inserisco in questa capace tasca. Voilà, la giacca è verde, senza interferire col carniere che comunque abbiamo a doppia entrata come sempre. Un'altra grandissima novità di questo giaccone, che devo dirvi onestamente è la Formula 1 della collezione autunno-inverno prossima, scusate non ho fatto vedere il punto di partenza, all'interno del giaccone nella parte bassa c'è una bellissima tasca, molto capiente anche per custodirci delle cose. Cosa succede in questa tasca? Io posso ripiegare all'interno della tasca tutto il mio GAN 11. Perché magari sono partito alle 6 di mattina con 2 gradi sotto zero, no? Ormai è mezzogiorno, sto finendo di cacciare, è un po' caldo e ecco qua. Zainetto. O ancora meglio, le bretelline per metterle, che caratterizzano un pochettino tutti i capi di beretta. E che fra l'altro possono essere staccate da qua e continuare ad essere usate con il sistema hands-free proprio per tenere il capo a spalla, però particolarmente efficace quando l'avete magari sporcato di sangue o quando è successo che per qualche ragione insomma il capo ha bisogno di essere custodito all'interno di una custodia safe, ma persino per lavarlo volendo uno può fare questa azione. Per cui molto interessante la packability, molto distintiva, l'abbiamo per ora introdotta su questo capo ma contiamo a lavorarci di più. Devo dire che in generale mi sembra che abbiamo fatto un passaggio veloce solamente su 4 concetti più la scarpa. Chiudo il cerchio dicendo, avete visto come il comfort sia la parola d'ordine e il non tanto il comfort come concetto astratto, ma la possibilità di costruire il tuo comfort individuale. Su questo tema l'altra grande sorpresa che in super sintesi vi dico è che tutto il pacchetto dei capi in Gore-Tex dell'autunno-inverno, che sono varie referenze che adesso poi scorriamo velocemente, hanno in modo innovativo deciso di adottare lo stesso tessuto esterno, permettendovi così di costruire individualmente la combinazione giacca-pantalone più adatta alle vostre specifiche esigenze. Di solito hai caldo alle gambe, vuoi un pantalone leggero ma impermeabile, traspirante Gore-Tex, ma sopra vuoi un capo più protettivo, più imbottito? Non c'è problema, prendi il pantalone di un modello e la giacca di un altro. E viceversa, per cui adesso siamo in grado di dare questa grande flessibilità per costruire il tuo comfort personale, scusate se ripeto il concetto ma è importante, e in linea generale come avete visto, totale modularità, lavoriamo su versatilità con tutti questi capi reversibili usabili da una parte e dall'altra, modularità, combini il sopra e sotto che vuoi, hai dei capi che nascono per un uso ma te ne assolvono anche altri, e leggerezza con il nuovo bis e sempre la chiarezza di vestirsi a strati, proprio perché usando vari strati leggeri i capi che ho possono essere utilizzati dall'inizio alla fine stagione con diversi climi, diverse condizioni, e ancora una volta ci permettono di stare sempre in pieno comfort. Forse questa è anche una delle ragioni perché Beretta poi è stata scelta dalla nazionale italiana di tiro a volo. Tu porti la felpa della nazionale, ricordiamola, e
e la dice lunga anche questa sulla qualità dei nostri prodotti. Con orgoglio, con tanto orgoglio, tanto lavoro, grazie ai nostri bravissimi campioni, a tutti i commissari tecnici della Nazionale, il Presidente e i delegati che ci credono. Un progetto bellissimo che ci ha permesso adesso per un anno e per i prossimi tre di vestire tutti gli atleti italiani, ma soprattutto sta attraendo molte altre nazionali, molte altre squadre, perché i capi sono non solo belli ma funzionano davvero bene. Ok, io starei qui un'altra ora con te, ti reclamano... E è sempre un piacere perché veramente ci allieti con tutte le informazioni tecniche e ci dai quelle informazioni che normalmente non si trovano neanche nei cataloghi di tutti quelli che le vanno a cercare e vogliono sapere i dettagli. E non ho parole su questi nuovi capi, in particolare avevo messo gli occhi su questo, vediamo, poi ci mettiamo d'accordo con lei, dai, a fine fiera vediamo che cosa combiniamo. Saremo solo che onorati. Grazie davvero per lo spazio e l'attenzione che ci avete dato e buona stagione outdoor a tutti. Grazie a te, di nuovo. Ciao.